E ciao a tutti qui da Bella FC. Ginter ha già annunciato l'addio al Borussia Mönchengladbach. Ora tocca all'Inter fare l'offerta giusta per bloccarlo per questa estate. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, dopo 5 ottime stagioni al Borussia, ma ha deciso di intraprendere un'altra strada e le possibilità di vederlo in Serie A sono tante. Il difensore campione del mondo è uno dei migliori nel suo ruolo e ci sarà una grande concorrenza, ma l'Inter sembra avanti a tutte. Ma chi è Matthias Ginter? Può far bene in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. Lascia il tuo commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e vai a vedere nel link in descrizione. Fantacalcio Pro Matthias Lukas Ginter è nato a Friburgo di Brisgovia il 19 gennaio del 1994. È un calciatore tedesco della nazionale tedesca. Da bambino gioca con la piccola squadra dell'SV Mark prima di passare alla squadra del Friburgo, dove gioca dal 2005 al 2014, passando tutta la trafila delle giovanili e debuttando in prima squadra. Inizia a giocare da piccolo come trequartista, visto la buona tecnica, ma con il tempo si accorgono che, visto il suo fisico e la lettura difensiva, poteva cambiare ruolo e rendere al meglio. Infatti, con il tempo passa a giocare sempre più indietro fino a diventare un difensore centrale. Forte fisicamente, essendo alto 191 cm e con buoni muscoli, è molto abile nel gioco aereo e molto bravo in marcatura. Perciò, prima di esordire in prima squadra, è diventato titolare fisso in difesa nelle varie under the club, conquistando anche le varie under 18, 19 e poi 21 tedesche. Uno dei migliori talenti del calcio tedesco dell'epoca esordisce in prima squadra il 12 gennaio del 2012 contro l'Augusta in Bundesliga, segnando anche, pensate, il primo gol in carriera. Da quella partita in poi diventa piano piano titolare fisso della squadra. Pensa che in 2 stagioni e mezzo gioca ben 81 partite con 5 gol e un assist, numeri incredibili per la sua giovane età, diventando uno dei pilastri del club e della nazionale Under 19. Aveva fatto così bene a Friburgo, grazie alla sua duttilità e lettura del gioco, sorprendendo tutti gli esperti e tutto il calcio tedesco, che andò su richiesta di Jürgen Klopp il 17 luglio 2014, pensa all'età di 20 anni, al Borussia Dortmund per giocare da titolare. Piedi da centrocampista, tecnicamente fuori categoria per essere un difensore centrale, sapendo anche creare gioco, sembrava l'uomo giusto per il Dortmund, ma l'inizio non fu facile per lui. Il cambio di ruolo e il nuovo sistema di gioco lo mise in molte difficoltà. Solo con l'arrivo di Tuchel inizia a trovare più spazio e diventa un titolare quasi fisso della squadra, ma non sarà mai fondamentale e determinante come a Friburgo. Infatti perde un po' di spazio e considerazione agli occhi di tutti i tifosi e anche del calcio tedesco in generale. Ma nel 2017 arriva una nuova opportunità, finalmente per un grande rilancio con il Borussia Mönchengladbach, che lo prende per 17 milioni, un investimento riuscito perché diventa subito fondamentale, tornando ad essere, ma ora con molta più esperienza, uno dei migliori difensori al mondo. Pensa che sono già 165 partite, 10 gol e 5 assist, giocando anche da terzino e mediano in caso di necessità, un pilastro della squadra che ha portato tante vittorie, è un punto fisso proprio della Bundesliga, tutti lo conoscono, sanno che quel difensore fa sempre bene o quasi sempre e lascia sempre il segno determinante in tutte le partite. Ha tanta esperienza internazionale, con ormai 46 presenze e 2 gol con la nazionale maggiore, oltre a tante partecipazioni alle coppe europee per i club. Preso a parametro zero, sarebbe uno dei migliori colpi di mercato di sempre per l'Inter, secondo me. Ha tutte le carte in regola per diventare un titolare fisso. E tu, che ne pensi di Matthias Ginter? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia il tuo commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. E vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui.
da Abel AFC. Ciao ciao!